Allora, residenza fiscale, buonasera a tutti. Residenza fiscale delle persone fisiche, vado subito al dunque per non far perdere ulteriormente tempo. Tema estremamente attuale in virtù della modifica o della sedicente tale avvenuta con il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso, che ha previsto una bozza preliminare di decreto riguardante la riforma della fiscalità internazionale, segnatamente dei temi di residenza fiscale e in particolare per la figura, diciamo, a sé, per la figura degli famosi impatriati. Questa giornata non vuole parlare assolutamente del tema degli impatriati, ma vuole essere quantomeno in grado di rendicontare velocemente sul tema generale della residenza fiscale, delle modifiche da ultime che ci sono state, che ci si aspetta, insomma, di trovare dal 1 gennaio 2024. Innanzitutto, il tema della residenza fiscale è un tema strettamente e sempre attuale, fortemente connesso anche alle modifiche e alle evoluzioni della socialità e della società in sé, perché consente sempre di disquisire di quali sono i profili che consentono ai singoli stati di attrarre all'interno della propria tassazione, quindi all'interno del proprio potere di tassare i singoli soggetti che frequentano appunto il territorio nazionale a vario titolo. I presupposti per l'individuazione della residenza fiscale sono ad hoc per ogni Stato membro, ma sostanzialmente si equivalgono in tutte quelle che poi sono le convenzioni contro le doppie imposizioni, la maggior parte di Stati ha stilato tra loro e che convergono verso il profilo più strettamente di matrice internazionale. Ma i presupposti per l'individuazione della residenza fiscale sono ciò che rileva principalmente, ad esempio, nel nostro ordinamento, come l'esistenza di un criterio di collegamento fisico, ancora molto legato al fisico, tra contribuente e territorio dello Stato, che non si esaurisce solo nella localizzazione, ad esempio in Italia, della residenza anagrafica, ma si estende e investe anche la prova del domicilio, laddove i criteri appunto di collegamento tra persona fisica e territorio dello Stato laddove i criteri del territorio dello Stato vanno a sono tra di loro alternativi e si annettono poi ad altro criterio alternativo sempre tra loro dell'anagrafica, appunto, dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o la mancata iscrizione comunque all'anagrafe della popolazione residente all'estero, AIRE. Assume inoltre rilevanza il concetto di riconoscibilità, di identificazione di quello che è il domicilio da parte dei soggetti terzi e la riconoscibilità che va individuata in relazione alla gestione degli interessi, termine molto importante, e affari economico-patrimoniali. Diciamo subito, in ordine alla... Vado subito avanti con le slide, non c'è. Ok, che no, però come mai c'è una cosa? Chiedo scusa. Però non mi pare che la slide sia sbagliata. Un attimo soltanto. No, allora è corretto. Dobbiamo innanzitutto dire però che quello che rappresentiamo in queste slide è un criterio di determinazione della residenza fiscale italiana per soggetti persone fisiche, non persone giuridiche, che è al netto di quelle che sono le modifiche che interverranno con molta probabilità nel 2024, con novità abbastanza importanti che forse sarebbe opportuno prima di tutto inquadrare proprio per garantire il passaggio tra il vecchio, diciamo, e il nuovo, e la nuova identificazione della disciplina di residenza fiscale, che può essere estendibile anche al tema degli rimpatriati, come abbiamo detto. Dobbiamo innanzitutto dire che queste normative, queste modifiche avvengono su spinta del legislatore di delega della riforma fiscale, entrata in vigore appunto lo scorso 29 di agosto del 2023, che è quello appunto di tentare un'uniformità, tra la normativa italiana e i principi dell'ordinamento tributario internazionale. Questo tentativo si vede nelle modifiche che poi descriveremo meglio dell'articolo 2, comma 2 del TUIR, articolo 1 in questo caso della bozza di decreto recante la riforma della fiscalità internazionale. Dobbiamo principalmente dire e identificare nella figura
ma di residenza, una potestà impositiva degli stati che esercitano attraverso un collegamento con i determinati soggetti, collegamento che può essere di tipo personale o reale, e volto ad evitare ipotesi di imposizione tra più stati o comunque la sottrazione della potestà impositiva da parte di un determinato Stato su quel soggetto che transita, appunto, che vive, che è residente o domiciliato nel territorio dello Stato italiano. La prima modifica sostanziale che sarebbe opportuno identificare già nelle prime battute di questa chiacchierata è il tema stesso del trasferimento in corso d'anno. La residenza in Italia ai fini dell'imposta sui redditi è identificata appunto in Italia, per colui che nella maggior parte dell'anno, almeno 183, in realtà sono 184 giorni per quelli bisestili, è iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, oppure al proprio domicilio di residenza all'interno del territorio dello Stato. Vado direttamente al quadro, diciamo, di modifica per poi meglio identificare questo quadro di modifica da dove proviene. E si considerano in Italia residenti anche se gli cittadini che, seppur cancellati dall'anagrafe della popolazione residente nei migrati stati, vanno in stati e territori a fiscalità cosiddetta privilegiata, individuati dal decreto del Ministero del 1999 e successive modifiche. I trasferimenti in corso d'anno che sono stati così tanto diciamo, anticipati dalla stampa sono la vera novità. Che serve sostanzialmente per le posizioni di soggetti che si spostano con grande frequenza in stati piuttosto limitrofi e che magari hanno il lavoro in uno stato che poi la maggior parte di questi casi, diciamo così, dibattuti e hanno ad esempio affari, interessi familiari, la propria famiglia, i propri figli, i propri affetti in un altro stato. Quindi se il soggetto risiede in Italia in caso di trasferimenti in corso d'anno e risiede in Italia per almeno 183-184 con i bisestili, la suddivisione in due parti del periodo di imposta è riconosciuto, quindi lo split tra due periodi di imposta è previsto solo dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni di Svizzera e, se non sbaglio, anche Germania. Quindi è come ratificato sostanzialmente e specificato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 471 del 2008. Questo sempre per identificare i criteri di collegamento. La modifica ultima di ottobre prevede per le persone fisiche che si sostituisca il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge a quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Più stringente, se vogliamo, più circoscritto ad una sostanzialità e si, diciamo, estranea dal tema più prettamente civilistico di concetto di domicilio o quello che fino ad oggi era stato, diciamo, a noi noto. Noto dalla Cassazione e dai principi della prassi amministrativa. Resta fermo il criterio chiaramente civilistico della residenza, che in questo caso si stacca dal tema del domicilio. Questi criteri devono essere verificati caso per caso e per cui per la maggior parte del periodo di imposta, tenendo conto anche di periodi non consecutivi tra loro. Ai fini del computo dei giorni si considererà questa famosa modifica, le frazioni di giorno. Diversa disciplina sarà per le persone giuridiche, ma cosa cambia in realtà? Cambia che c'è una visione innovativa e nuova del domicilio fiscale, spostando quindi il focus dalla tradizionale considerazione legata agli affari di interessi economici verso una relazione personale e familiari. Un'altra modifica importante riguarda il ruolo della presenza fisica, come abbiamo detto, di natura sostanziale nel territorio dello Stato e nell'ambito stesso della residenza fiscale. La nuova normativa quindi stabilisce che anche una frazione di giorno rispetto al concetto precedente, trascorsa nel territorio dello Stato, contribuisce alla definizione della residenza fiscale. E quindi questo cambiamento, questa modifica di tipo importante necessiterà sicuramente di ulteriori chiarimenti e complicazioni. Perché? E vado poi a distinguere quella che era la precedente visione, ma sui presupposti, diciamo, giuridici su cui si fonda anche quest'ultima modifica, perché c'è un adeguamento del nostro ordinamento alla matrice più prettamente di natura internazionale.
Cosa fa l'ordinamento? Cosa fa il legislatore, o comunque questo Consiglio dei Ministri con la bozza di riforma della fiscalità internazionale? Tenta di dare un'equiparazione dei nostri criteri di collegamento di natura anche di derivazione anche civilistica con i criteri più prettamente di matrice internazionale e quindi di tipo convenzionale. Perché fa questo tipo di ragionamento il legislatore? Perché tenta attraverso, diciamo, l'adeguamento ai principi convenzionali che ormai sono presenti in quasi tutte, tranne quello della frazione di giorno, che è di tempo di trasferimento, che è presente solo nelle convenzioni Germania, con Italia-Germania e Italia-Svizzera, tenta di riportare le casistiche più complesse che prevedono l'applicazione dei tie-break rule, che poi andremo magari meglio a definire nel prosieguo, cercano di anticipare queste problematiche che 99 volte su 100 vengono decise con la disciplina di matrice internazionale convenzionale, anticipando il problema e prevedendo risoluzioni sostanzialmente già domestiche attraverso questa bozza di decreto, che già prevedono le risoluzioni previste, le soluzioni previste anticipate dalle convenzioni e quindi di matrice OCSE. Questo cosa comporta? Al netto di tutto quello che diremo, diciamo, della natura giuridica della residenza fiscale italiana per le persone fisiche, che gli interessi economici e economico-patrimoniali escono sostanzialmente di scena per dare una prevalenza sostanziale, il tema della residenza fiscale e del domicilio, che era il più dibattuto, sui profili di affetti familiari e personali. Diventa fortemente importante la presenza nel territorio, diventa altrettanto importante l'effettiva presenza nel territorio proprio per lo spacchettamento del periodo temporale del trasferimento, che può essere anche per porzioni di tempo, ma abbiamo visto applicabile soltanto in alcuni casi. E andando ad equiparare la normativa, o quantomeno a renderla più adatta al commentario OCSE, in termini in particolare degli interessi personali. Sì, perché questa modifica di ottobre non fa nient'altro che, diciamo, rivolgersi con la legislazione italiana, non fa nient'altro che rivolgersi al paragrafo 15 del commentario dell'articolo 4 del modello OCSE. E prevede quindi una prevalenza o un'assolutezza di quelli che sono gli interessi personali, in modo che la nozione interna, appunto, di domicilio, che era quella più dibattuta, che creava più problemi, che creava più conflitti di attribuzione di tassazione tra stati, decisi attraverso l'applicazione dei metodi convenzionali, con uniformata la nozione quindi di domicilio a quella apparentemente suggerita in ambito OCSE. Diciamo apparentemente perché poi, per esempio, per lo split year, cioè lo spacchettamento dell'anno, resta di fatto applicabile soltanto con stati o per risolvere problematiche di doppia imposizione o doppia non imposizione tra stati Germania e Svizzera, non oltre che le prevedono già all'interno delle proprie convenzioni. Prevede una diversa funzione dell'iscrizione anagrafica, che è degradata a questo punto a presunzione relativa e non assoluta, come era previsto in precedenza, e poi lo vedremo nella presente presentazione, nella presente chiacchierata, e non si fa più riferimento al domicilio civilistico, come abbiamo detto, perché sede principale di soffrire interessi, ma si va verso una nuova funzione che, insomma, un revival quasi della Cassazione, che aveva ultimamente abrogato. Questo per dire cosa? Che è una nozione ancora molto dibattuta, questa modifica del 16 ottobre, ben accolta sotto alcuni aspetti, un po' meno bene accolta su altri, e con il rischio però di necessitare di numerosi chiarimenti proprio per la disabitudine ad avere in norma domestica italiana dei principi che possono garantirsi soltanto attraverso i meccanismi convenzionali. Ad ogni modo, questa modifica, che è spinta appunto dal legislatore sull'ebbrezza della legge delega di riforma fiscale, tende a modificare, per la necessità di farlo, appunto, i criteri generali del nostro ordinamento. Dopo rispondiamo alle domande, per favore. Allora, innanzitutto andiamo avanti con le slide. I criteri di collegamento. Abbiamo detto che i criteri di collegamento, che sono poi sostanzialmente rimasti, consentono una importante
distinzione tra quello che è l'ordinamento domestico italiano e quello degli altri stati del mondo. Esempi più importanti sono quelli, ad esempio, degli Stati Uniti, che prevedono un worldwide principle in cui qualsiasi soggetto ovunque residente, purché cittadino italiano, deve pagare le tasse negli Stati Uniti. Da qui nasce il profilo molto importante, molto, diciamo, implementato dello scambio di informazioni. In Italia c'è un criterio di collegamento di natura reale che individua un sistema di tassazione nel quale lo Stato esercita il proprio potere impositivo sui redditi da chiunque prodotti nel territorio dello Stato, o un criterio di natura personale incentrato sul concetto di residenza e garantito appunto sull'applicazione della residenza nei redditi prodotti da soggetti che si qualificano per il loro status di residenti Worldwide Taxation Principle. Criteri di collegamento, quindi distinguono i vari stati, come abbiamo detto, e possono essere considerati sistemi di tassazione dei residenti su base mondiale, worldwide, sistemi di tassazione dei cittadini su base mondiale, quindi la distinzione è sostanziale tra cittadino e residente, vedete con la modifica che c'è stata quanto importante possa essere, e sistemi di tassazione dei residenti su base territoriale, come ad esempio l'Argentina o dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il modello italiano, questi sono i criteri diciamo, di collegamento di matrice generale che possono trovarsi nelle varie giurisdizioni. Nel modello Italia, oggetto di odierne modifiche, si caratterizza per una contemporanea presenza di elementi, tra cui la tassazione su base mondiale e la tassazione su base territoriale, rispettivamente applicata per soggetti residenti, una worldwide, quindi residenti in Italia ovunque producono reddito saranno attratti a tassazione. E per i soggetti res non residenti, ovviamente, per il loro reddito estremamente e precipuamente del prodotto nel territorio dello Stato italiano. L'articolo 2,1, tanto trattato e tanto, diciamo, sviscerato nelle modifiche, nel tentativo comunque di modifica che c'è stato adesso, nell'ottobre del 2023, e che prevede comunque in ogni caso di attribuire soggettività passiva sia alle persone fisiche residenti che a quelle non residenti per i principi e criteri di collegamento che abbiamo detto prima. L'articolo 3 stabilisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti come quelli chiaramente localizzati o prodotti nel territorio dello Stato, come è previsto anche sull'articolo in termini di localizzazione di quell'articolo 23. Oggi, in realtà, con la modifica del 16 di ottobre, il testo unico delle imposte sui redditi all'articolo 2 è riformulato in questo senso. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta, considerato anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio della residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti ai fini e poi ai fini dell'applicazione della presente disposizione per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona, salvo prova contraria, poi si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafe della popolazione di residenze, salvo prova contraria. Questo è molto importante e lo vedremo a brevissimo. Qui, ad esempio, nel tema della residenza del comma 2, che è stato sostanzialmente rivisto e revisionato al 16 di ottobre. Originariamente, ma fino ad oggi ancora, ai fini dell'imposta sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta, 183-184 giorni se bisestile, sono iscritte all'anagrafe della popolazione residente. Questo è un requisito formale importantissimo, che necessita per la sua. Strano perché. No, un attimo. Un attimo solo perché doveva esserci il codice qui, però forse mi sbaglio io. Un attimo solo, eh? No. Sbaglio.
sono iscritte alla popolazione residente, per cui questo requisito formale, che fino ad oggi, il salvo prova contraria e determinante, era considerato quasi una presunzione, era considerato una presunzione assoluta, la cui mancata cancellazione, ad esempio, dall'anagrafe della popolazione residente, comportava profili e problematiche, magari di doppia imposizione, superabili soltanto attraverso le disposizioni di tipo convenzionale. Allo stesso modo, sempre ex articolo 2,2 del TUIR, ante modifica di ottobre, che sarà in vigore all'anno nuovo, hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza con rinvio stretto alla definizione di tipo civilistico e tra loro criteri di tipo alternativo. L'iscrizione all'anagrafe, come abbiamo detto, quindi sono tenuti a richiedere l'iscrizione nei registri anagrafici comunali, tutti coloro i quali hanno fissato la loro residenza nel comune, ritenendo tale residenza comunque ovviamente la dimora abituale. Ha valore, come abbiamo detto, di presunzione assoluta. La modifica è emblematica perché il salvo prova contraria la trasforma automaticamente appunto in presunzione relativa e quindi superabile, come era peraltro da molti auspicato, superabile attraverso la prova contraria. E in contrasto con l'ambito civilistico, in cui si è concordi nel ritenere che le risultanze anagrafiche diano luogo a presunzioni relative superabili però meramente con prova contraria, che fino alla modifica del 16 ottobre non era sostenibile, e quindi c'era una velata presunzione o possibile censura di incostituzionalità. Questo tema è strettamente connesso alla modifica che c'è stata perché da più parti è stata ritenuta superabile proprio per l'adeguamento ai principi convenzionali. La fanno da padrone sul tema delle contrapposizioni tra poteri impositivi tra stati, soprattutto per soggetti, come abbiamo detto all'inizio, che hanno dimora in un determinato stato e lavorano altrove, pensiamo ai meri pendolari o che hanno una disciplina ancora diversa, ma a soggetti che hanno una mobilità molto spiccata all'interno dell'anno d'imposta e si spostano con grande frequenza tra stati per raggiungere località di lavoro, ma senza pensare, senza andare per forza e degradare sul tema dei nomadi digitali, di cui magari faremo cenno alla fine se abbiamo ancora del tempo. Su questo tema, per cui la modifica del comma dell'articolo 1 della bozza di riforma della fiscalità internazionale è emblematica. Prevedere che l'iscrizione anagrafica diventi presunzione relativa è un salto, diciamo, procedimentale determinante e che consente una trasformazione da molti, come abbiamo detto, spiegare. Il trasferimento della residenza all'estero rileva quando, fino a quando non risulti la cancellazione dal comune italiano e quindi l'iscrizione, con la conseguente iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estero, anch'essa non requisito sostanziale, ma un requisito formale di primaria importanza, con prevalenza delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sulle norme interne in caso di doppia residenza, ecco la sostanziale difformità dal principio tra sostanza e forma, che è stato enormemente contestato, motivo per cui oggi c'è questa modifica tanto importante. L'articolo 43, come abbiamo detto, è necessario citarlo nel Codice Civile, il comma 2, perché? Perché la residenza di tipo fiscale tende ad un principio di derivazione da quella di matrice meramente civilistica, considerando la residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Quindi da qui si apre un tema: qual è gli elementi oggettivi e soggettivi che determinano la residenza in quanto dimora abituale? La permanenza di un individuo in un determinato luogo con una certa stabilità o continuità, l'interesse e la disponibilità di un'abitazione, quindi avere un titolo sulla stessa o meno, l'elemento soggettivo, l'intenzione, la volontà, la scelta di conservare la propria dimora in un luogo e di farvi ritorno ogni volta che ne risulti nelle possibilità di farlo. Questi sono i due temi, i due elementi, oggettivo e soggettivo, che determinano la residenza di derivazione civilistica. Sempre l'articolo 43, citato con rinvio per la determinazione e l'identificazione della parola domicilio, stabilisce che il domicilio di una persona è il luogo in cui ha interessi e affari, e la sede principale di interessi e affari. Quindi non rileva la presenza fisica, sempre difformemente da quanto è previsto nella modifica, e
E il concetto di affari e interessi si è sempre mosso nell'ambito della distinzione tra affari e interessi di natura economico-patrimoniale, capitale, o interessi effettivi personali e familiari, sostanzialmente dove c'è il business e dove c'è gli affetti. Quindi c'è un tema importante dell'interpretazione giurisprudenziale civilistica che viene recepita dalla giurisprudenza tributaria e chiaramente dall'amministrazione finanziaria proprio per garantire una corretta identificazione e inquadramento del concetto di domicilio, di residenza e ancora di più, di domicilio sempre con la scure dell'articolo 43 del Codice Civile a monito. Il domicilio, quindi sempre ai sensi del codice civile, identifica una sede principale. Per sede principale si intendono vari argomenti, vari strumenti per determinarla, con però l'unico riferimento giurisprudenziale ma interpretativo che è la necessità di individuare l'elemento prevalente tra molteplici magari affari e interessi di una singola persona. Quindi c'è necessità di un giudizio caso per caso, una comparazione effettiva tra i parametri di tipo qualitativo e quantitativo. L'esempio più banale potrebbe essere quello che ha il soggetto, il contribuente, che ha quattro figli in Italia e uno in Germania e vuole più bene perché sta più tempo con i quattro italiani anziché stare con quello tedesco. Ecco. La comparazione è un elemento determinante anche in termini per dirimere le controversie sul punto. E la prevalenza nel caso in cui vi siano interessi economici presenti in un determinato luogo. Ecco, su questo tema, contrapposti ovviamente a quelli affettivi altrove localizzati, su questo tema ci sono numerose giurisprudenze, le più variegate. Molto interessanti sono le ultime, io ne ho trovata qualcuna, ma tra cui anche giurisprudenze di merito, per esempio la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso su un conflitto di doppia residenza con immobili e iscrizioni anagrafiche in Italia, una nota notissima Cassazione, oltre quella del 6 giugno 22, che poi magari tratteremo, la 10.009, che riguarda cittadini residenti in Svizzera ma con attività lavorativa nel nostro paese, un po' più vicina al profilo dei frontalieri, che però non vorrei trattare perché è estremamente sui generis, o ancora di più il tema della nota sentenza del 25 luglio 22, o ancora di più quella del 25 maggio 22, sulla distinzione tra le relazioni affettive e familiari e affari e interessi economici. Questa ultima che ho identificato dalla Corte di Cassazione del 25 maggio 2022, la numero 16954, in realtà è un'ordinanza, stabilisce, quindi abbastanza recente, piuttosto nota, stabilisce l'inammissibilità del motivo per inammissibilità del motivo per difetto, che sia autosufficienza, che sia decisiva, che riguardi l'omissione, della trattazione della questione in secondo grado, e evidenzia, il virgolettato dice questo, che ai fini dell'individuazione della residenza fiscale deve farsi riferimento, ovviamente alla persona fisica, al centro degli affari e interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente e in modo riconoscibile a terzi, vedete la modifica che c'è stata. In questo iter valutativo, la Suprema Corte stabilisce che rivestono un ruolo prioritario le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento, motivo per cui si valorizza anche la non decisività della censura, e la Corte sottolinea come nell'individuare il centro di affari e interessi vitali, il luogo in cui siano focalizzati gli affetti e la famiglia non possa attrarre automaticamente il concetto di residenza, cosa che con la modifica abbiamo visto essere piuttosto al contrario. Quindi questa sentenza, che del 22, non parliamo di 20 anni fa, già è, diciamo, prevede criteri di determinazione della residenza basati su interessi affettivi e familiari diversi da quelli convenzionali.
E qui ho citato delle cassazioni piuttosto annose, però sono quelle che hanno destato maggior stupore sul tema. Presunzione di residenza delle persone fisiche. Allora, cosa accade? Che c'è un termine, il 2 bis famoso per l'allocazione di soggetti in stati a fiscalità privilegiata, o comunque le famose blacklist del 1999. Che discutiamo in questa sede perché disposizione che riguardava qualche anno fa, in considerazione del fatto che alcuni residenti, salvo prova contraria ovviamente a loro favore, possono essersi cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in stati aventi un regime fiscale privilegiato, individuato dal Ministero, sono considerati residenti nel territorio dello Stato. Viceversa. Questa la presunzione di residenza sempre delle persone fisiche del comma 2 bis, sempre dell'articolo 1, prevede con la finanziaria del 2008 che si riconsiderano altresì residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini cancellati sì dall'anagrafe della popolazione residente, ma emigrati in stati diversi da quelli individuati col decreto del Ministero. Vigente, è stata vigente una disciplina transitoria per cui la nuova disposizione si applica dal periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione, ovviamente, del decreto e fino al periodo di imposta precedente e continuano ad applicarsi le disposizioni in termini di blacklist. Sempre su questo profilo molto interessante, in termini di blacklist e di paesi a fiscalità privilegiata, una novità abbastanza corposa e rilevante per quanto riguarda, che già è entrato in vigore dal 1 gennaio 2023, che è il test di residenza fiscale degli Emirati Arabi. La determinazione della residenza fiscale, l'inquadramento, la qualificazione giuridica della residenza fiscale negli Emirati Arabi è sempre stata lasciata all'interpretazione degli altri stati. Ma con una risoluzione del Consiglio dei Ministri degli Emirati del 2022, la numero 85, si è determinato finalmente, quindi per prassi amministrativa, la determinazione della residenza. Si è data effettivamente voce e identificazione alla determinazione della residenza fiscale in questo Stato. In realtà la risoluzione, diciamo, non fa nient'altro che normare quello che già veniva applicato, cioè dare sostanzialmente una prevalenza al principio di matrice internazionale di residenza fiscale, tant'è che stabiliscono che i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, per le persone giuridiche, sia l'entità, l'ente, appunto la società, debba essere stabilita, formata o riconosciuta negli stati UE e che l'entità è considerata fiscalmente residente ai sensi della legislazione fiscale degli Emirati Arabi Uniti, mentre per le persone fisiche, sempre la risoluzione, prevede determinate condizioni, quali ad esempio quelle che a noi interessano. Sono il luogo di residenza abituale deve essere o il centro di interessi finanziari e personali si trovi negli Emirati Arabi, che l'individuo sia fisicamente residente, vedete il profumo di internazionalità nella identificazione di residenza fiscale araba per un periodo di 183 giorni o più in un periodo di 12 mesi consecutivi, oppure abbia fisicamente la sua presenza negli Emirati per un periodo di 90 giorni, per un periodo di 12 mesi consecutivi, ed è un cittadino degli Emirati Arabi Uniti. Praticamente questa risoluzione degli Emirati non fa nient'altro che raccogliere le best practice riconosciute a livello internazionale in tema di residenza e le applica, le ripropone nel proprio Stato. Sempre in ordine alla presunzione di residenza fiscale, a differenza di quello che abbiamo detto sul tema, ad esempio, degli Emirati Arabi, è interessante dire anche che le finalità sono quelle proprio del contrasto ai fenomeni di evasione posti in essere attraverso il fittizio trasferimento della residenza in paesi difformi da quelli che potrebbero esercitare la potestà impositiva o che hanno un livello di tassazione non adeguato, non conforme ai canoni di controllo, o che non consentono appunto uno scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie.
Sempre in ordine al tema delle presunzioni, che riguarda poi gli addetti ai lavori, nell'attività solita di determinazione e di risoluzione delle problematiche, dobbiamo dire che la norma prevede un'inversione dell'onere della prova. Questo chiaramente sconta anche le modifiche che ci sono state al processo tributario di agosto scorso in termini della identificazione del tema dell'onere della prova nel processo tributario da parte dell'amministrazione finanziaria e sicuramente dovranno essere alla stessa modifica adeguate. Il contribuente comunque può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova. Qui diventa interessante in termini probatori e per i casi pratici che poi andiamo a analizzare. Perché? Perché oggetto di prova e adesso con la modifica che ci sarà dell'articolo 2,2 attraverso la bozza di decreto di riforma della fiscalità internazionale del 16 ottobre 2023 è ancora più richiesta la prova contraria per la determinazione e il superamento, ad esempio, dei requisiti formali dell'iscrizione anagrafica, occorre dimostrare l'effettiva residenza in uno Stato, in questo caso di uno Stato estero, e l'interruzione dei significativi rapporti, inteso come interessi, come abbiamo già detto, familiari, personali, economici, patrimoniali, con lo Stato italiano, dando prevalenza agli interessi effettivi. Per esempio, nelle numerose giurisprudenze che si sono susseguite sul tema, c'è stato sempre un acceso dibattito in ordine alla valutazione della dimora abituale nel paese estero, alla sussistenza di contratti, di utenze, di iscrizioni a istituti scolastici, di formazione nel paese estero, di palestre, di attività ludiche e anche chiaramente la dimostrazione dello svolgimento di un rapporto lavorativo, ancor meglio, di carattere continuativo, stipulato con regolare contratto con scrittura tra questo soggetto con il paese, con la società o altro soggetto del paese estero, ove chiaramente bisogna dimostrare chiaramente tutto ciò attraverso la produzione documentale di contratti di acquisto, di locazione anche di immobili residenziali. Chiaramente, come abbiamo detto e come già si ispira il legislatore nella modifica che abbiamo anticipato della fiscalità internazionale, c'è il tentativo di anticipare quel già oggettivo prevalente vantaggio che avevano le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in caso appunto di problemi di doppia residenza tra soggetti che insistono per vari motivi e a vario titolo su più stati, tali da ingenerare dubbi circa la duplicità o il raddoppio di applicazione del potere impositivo tra i due stati, o addirittura tali da consentire per entrambi gli stati di essere privati della potestà appunto impositiva. Questo tema è ancora più attuale se si pensa ai problemi che ci sono stati nel Covid, se si pensa a che questi problemi relativi al Covid hanno comportato un'attenta valutazione in ordine alla residenza fiscale circa la virtualità e l'immaterialità dell'identificazione della stessa. Pensiamo allo smart working, pensiamo alle possibilità di lavoro da remoto. Pensiamo ai nomadi digitali, come ho detto prima, con una presenza solo virtuale in uno Stato. L'esempio più banale, abbiamo avuto a che fare su questo tema, è ad esempio quello di soggetti che hanno un reddito determinato da piattaforme internet e che decidono di accedervi a queste piattaforme per svolgere la loro attività, la loro forma d'arte, il loro lavoro subordinato, il loro lavoro autonomo in svariate località, magari caraibiche, magari montane, comunque migliori o diverse rispetto a quella in cui hanno effettivamente la loro residenza per i criteri di collegamento che già ci siamo ampiamente detti. Questo crea un problema importante, perché crea un problema di allocazione impositiva e soprattutto di rivalutazione di quelli che sono i criteri di collegamento, a prescindere dalle modifiche che ci sono state ad ottobre, degli stretti criteri di collegamento. Se la modifica ad ottobre dovesse andare in porto, dovessimo continuare su questo indirizzo, diciamo, o questa modifica, questa innovativa ottica,
di riferimento per la fiscalità di residenza fiscale, chiaramente si dovrà fare i conti con la possibilità che la presenza di affetti sia in un determinato luogo, ma che questo soggetto, il contribuente X di turno, decida di svolgere la sua attività perché è compatibile con il regolare svolgimento della sua attività, o addirittura è migliorativo del regolare svolgimento della propria attività. Penso agli YouTuber che per fare un video, chiudo parentesi dopo, per fare un video preferiscono andare a fare una gag in Giappone durante una grande mangiata di sushi. Ecco, questo tema comporta che per la produzione di quel profitto, di quel reddito, identificabile in n modi, e sarà, diciamo, questo tema riservato ad altri incontri, è garanzia di un ottimo, di un maggior risultato, quindi di una maggiore produzione di reddito, svolgere quel determinato video o riprendere e realizzare quel video in un posto diverso da quello dove ha la residenza abituale, dimora o interessi personali, figli, fratelli, sorelle, genitori. Questo comporta di valutare, e lo è stato fatto nel 2019 e negli anni successivi, in riferimento all'attività, ad esempio, di smart working, con la temporanea introduzione di un criterio di collegamento basato sulla presenza virtuale in luogo dell'ordinaria presenza fisica. Questo tema è sfuggito al legislatore della riforma, è sfuggito perché probabilmente ad oggi ancora velatamente marginale, ma strettamente attuale, perché probabilmente ha perso l'occasione per identificare, non rafforzando l'effettività della presenza fisica, ma volgendo la presenza fisica ad elementi diversi da quelli che possono essere proprio la fisicità nel luogo, quanto più che altro una funzione che potrebbe, diciamo, derogare ai criteri più, noti e conosciuti e evolversi in una presenza immateriale, anche solo virtuale. E quindi rappresenta questa scelta di non scegliere di trattare la presenza virtuale in luogo dell'ordinaria presenza fisica, rappresenta una soluzione per salvaguardare i poteri impositivi delle singole giurisdizioni durante, ad esempio, il periodo emergenziale. Questa valutazione è conforme i redditi a quello che abbiamo detto anche in termini convenzionali, ma necessita chiaramente degli adeguamenti di rito propri, della obbligatoria modifica dei criteri di collegamento che ci siamo detti. Infatti, sin dall'inizio dell'emergenza, i diversi periodi di lockdown hanno influenzato in modo considerevole, pensiamo al lockdown, ma possiamo pensare anche ad altre esigenze, quelle appunto di tipo lavorativo, di incremento del personale o decremento del personale, hanno incrementato appunto la mobilità internazionale delle persone. I nomadi digitali non sono nient'altro che dei soggetti che vivono attraverso queste piattaforme, che decidono di spostarsi di posto in posto, di paradiso terrestre in altri, per meglio svolgere o meglio esercitare ivi la loro forma d'arte o il loro comunque business. A tal proposito, appunto, i redditi prodotti in relazione all'attività di smart working trasfrontaliero svolte dai contribuenti temporaneamente trasferiti in un altro paese, per periodi superiori a 183 giorni nell'anno fiscale di riferimento, potrebbero essere, diceva, questa valutazione in termini di modifica di residenza fiscale, potrebbero essere assoggettati ad imposizione in detto Stato, ex articolo 15,2 del modello OCSE. Ma in realtà questa modifica era troppo in difformità rispetto ai criteri di collegamento che ci siamo ampiamente detti e che chiaramente ad oggi vedono una modifica diversa che tenta di raccogliere le esigenze di matrice internazionale convenzionale, ma che ancora è ferma, diciamo, a criteri selettivi che sono leggermente anacronistici. L'amministrazione finanziaria, ancora in termini probatori, e tornando da questa divagazione della presenza virtuale piuttosto che fisica effettiva, sono raccolti nella grande risoluzione 351 del 2008 e identificati come criteri significativi ai fini dell'eventuale residenza fiscale, abitazione di attività, scusate, disponibilità di abitazione permanente, presenza della famiglia, accreditamento verso circoli o comunque locali, partecipazione a riunioni, titolarità di cariche, spesa alberghiere piuttosto che per la circolazione di bus, taxi e comunque organizzazione della propria attività,
avere proprio impegni anche internazionali, attraverso, in proprio, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Sempre, e poi chiudo, perché ci sarebbe anche altra cassazione molto importante, ad esempio quella tra le connessioni, le conseguenze penali della residenza fiscale delle persone fisiche che si spostano in paesi ancora oggi, seppur pochi, a fiscalità privilegiata. Pensiamo al caso del noto calciatore, la sensazione la 29095 dell'ottobre 20, e comunque sia criteri che possono aiutare nella determinazione e definizione della corretta residenza applicabile, chiaramente analizzando i casi per caso, caso per caso. Io penso di aver detto tutto. Questi sono gli elementi indicatori della presenza e della permanenza dei soggetti in Italia dal provvedimento dell'Agenzia di Entrate 2017, che possono essere una sorta di tentativo di vademecum, chiaramente da adeguare al caso specifico per meglio determinare gli elementi probatori, quindi l'istruttoria della eventuale contestazione di ipotesi di residenza all'estero italiana a fronte invece della reale residenza all'estero. Vi ringrazio e lascio la parola a te.